Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta con cachimela, bacche di goji e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 50 minuti. Gli ingredienti sono cachimela tagliata a dadini, farina di tipo 00, gocce di cioccolato, bacche di goji, zucchero semolato, la buccia di un limone non trattato, miele, vanillina, lievito per dolci, amido di mais, bianchi d'uovo a temperatura ambiente e olio di semi di girasole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preriscaldare il forno a 180 gradi statico. Prendiamo uno stampo e lo ungiamo col nostro staccante per teglie. Andiamo a mettere nel boccale, che deve essere pulito e asciutto e senza residui di cibo, la farfalla. Prendiamo i bianchi d'uovo, è molto importante che siano a temperatura ambiente e non ci siano tracce di rosso. E li andiamo a montare per 5 minuti a velocità 3,5. I nostri albumi sono perfettamente montati, andiamoli a mettere da parte. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, andiamo a mettere la farina, l'amido di mais, il lievito e la vanillina. Andiamo a setacciare il tutto per 10 secondi a velocità 10. Andiamo a mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, andiamo a versare lo zucchero semolato e lo andiamo a polverizzare 10 secondi a velocità 10. Andiamo a mettere all'interno l'olio la buccia del limone e il miele. E andiamo ad amalgamare il tutto per 20 secondi a velocità 4. Adesso andiamo ad aggiungere la farina, la vanillina, il lievito che avevamo setacciato in precedenza. Andiamo ad amalgamare il tutto per 50 secondi a velocità 4.
Il nostro impasto è pronto. Adesso andremo a incorporarlo ai bianchi dell'uovo. Andiamo a versare una parte dell'impasto. Iniziamo a incorporarlo con movimenti dal basso verso l'alto. Andiamo a mettere il resto dell'impasto. E continuiamo a incorporarlo. Mi raccomando, incorporiamo bene l'impasto sino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Adesso andiamo a incorporare le bacche di goji. Andiamo a incorporare le gocce di cioccolato. E adesso andiamo a incorporare i cachimela tagliati a cubetti. Dopo aver incorporato tutto, andiamo a trasferirlo nel nostro stampo. Dopo aver trasferito l'impasto nel nostro stampo, andiamo a infornare per 30 minuti a 180 gradi in forno statico. E poi andremo a fare la prova con lo stecchino. La nostra torta è pronta, andiamo a impiattare. Torta con cachimele, bacche di goji e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.